Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Angelo De Lorenzi, direttore responsabile del quotidiano online Nord Milano 24, che ci parlerà della quarta edizione del convegno Dialoghi del Nord Milano, appuntamento annuale promosso proprio dal suo quotidiano, che quest'anno si terrà giovedì 9 novembre presso il Teatro B di Cormano. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. A lei, e innanzitutto comincerei chiedendole proprio come nasce questa iniziativa e di cosa si tratta nello specifico. Nasce perché appunto il nostro giornale, Nord Milano 24, si occupa dei fatti dei nostri comuni che si trovano appunto ubicati fra il capoluogo lombardo e Monza, quindi in quest'area composta da circa sette comuni, sette città, che hanno una loro che costituiscono un po' una realtà particolare. Però mancava un momento di aggregazione forte attorno a un tema. Quindi l'iniziativa nasce dall'idea, appunto 4 anni fa, di riunirci tutti assieme, coinvolgendo innanzitutto, diciamo, i sindaci dei nostri comuni per parlare di un argomento di attualità, di stretta attualità. E questa è stata un po' l'intuizione che ha portato alla prima edizione dei dialoghi. Siamo arrivati ormai alla quarta, quindi diciamo il format è un format vincente, consolidato, aperto a tutti, quindi ci troveremo questa settimana, giovedì 9, per parlare assieme di questo argomento, nella fattispecie sui trasporti e la mobilità. E a chi è rivolto questo convegno e quali sono le esigenze principali che spingono appunto ormai da 4 anni ad organizzarlo? Allora, l'evento è aperto a tutti, quindi tutti possono partecipare. Abbiamo invitato dei relatori a parlare, quindi in genere abbiamo alcuni esperti dell'argomento, professori universitari, accademici o anche aziende che operano nel settore. Nella seconda parte, diciamo, della manifestazione abbiamo la presentazione anche dei top 200, quindi le aziende, presentiamo, Confartigianato in particolare, presenta e analizza e commenta la ricerca sulle migliori aziende che hanno la sede legale, che si trovano, diciamo, sostanzialmente nei nostri comuni. Quindi viene commentata una classifica e al termine di questa classifica ci sono anche delle premiazioni, quindi insieme all'editore che è una cooperativa sociale, che si chiama Prima Cooperativa, scegliamo durante l'anno, diciamo, i vincitori di questa speciale classifica, e ci sono ben tre riconoscimenti che si chiamano Vision Fabric, Special Fabric e Social Fabric. Sostanzialmente noi diamo un premio, un riconoscimento all'azienda con le migliori performance, che ha dimostrato di essere, diciamo, la migliore nel nostro territorio, e poi abbiamo un riconoscimento per un'azienda che si è qualificata, che si è distinta, diciamo, per una particolare iniziativa, una visione, e quindi al di là del fatturato, diciamo, andiamo a premiare e a riconoscere un valore. E poi abbiamo un premio molto importante che diamo invece a una realtà che si prodiga nel sociale, quindi che è una realtà sostanzialmente no profit, possono essere dei progetti, possono essere delle cooperative, delle realtà che si spendono a favore della collettività e in particolare a favore della collettività, dei cittadini, diciamo, dei nostri comuni del Nord Milano. Quest'anno il convegno sarà incentrato sul tema, quindi, del lavoro e della mobilità sostenibile. Come mai questa scelta e quali saranno alcune delle autorità istituzionali presenti a trattarlo? Sì, abbiamo scelto sostanzialmente il tema dei trasporti, no? Della mobilità, perché è un tema che veramente tocca tutti. Tocca a noi molto, molto da vicini come abitanti, residenti in questi comuni. È abbastanza è un bisogno urgente di dare delle risposte, cioè abbiamo bisogno di risposte, di servizi più efficienti, di metropolitane che riescano finalmente a raggiungere i nostri comuni
e quindi si aspetta, alcuni nostri comuni aspettano, alcuni nostri cittadini aspettano il prolungamento delle linee metropolitane che sono considerate, diciamo, i mezzi più adatti, più idonei per favorire il trasporto delle persone nei luoghi di lavoro, per cui evidentemente ci si muove per andare al lavoro e anche per altre attività della vita, evidentemente. Quindi ci sono alcuni nostri comuni che hanno esigenze, bisogni pressanti perché le problematiche sono sotto gli occhi di tutti. Per esempio, alcuni comuni vengono un po' considerati dei parcheggi, cioè vengono utilizzati, diciamo così, come parcheggi per poi raggiungere o il capoluogo lombardo, per dirne una. E chi abbiamo invitato? Ecco, ovviamente il tema della mobilità è legato al tema del lavoro, cioè nel senso che ovviamente se ci si muove in modo efficiente si hanno delle ricadute migliori nella propria vita lavorativa, spostamenti più veloci, meno perdite di tempo, eccetera. Ovviamente in questo discorso è compreso anche un sottotema, che è quello della mobilità dolce, ovvero della possibilità di usare degli strumenti, dei mezzi alternativi rispetto all'automobile, anche se questo è un po' difficile nei nostri comuni perché noi siamo abituati a lunghe percorrenze e a raggiungere appunto i nostri comuni con le automobili, perché talvolta mancano proprio dei collegamenti pubblici, trasporti pubblici che limitano insomma i nostri movimenti con strumenti di questo tipo. Abbiamo invitato alcuni esperti del settore, e in particolare posso citare il professor Matteo Colleoni, che è professore ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università Milano Bicocca, quindi diciamo che è un professore che insegna in una università molto vicina ai nostri territori, quindi nella parte milanese del Nord Milano, e comunque considerato uno dei massimi esperti di queste materie. Ci parlerà di territorio, intermodalità e delle proposte innovative. Quindi dopo averci parlato dello scenario, un po' dello stato dell'arte, azzarderà anche delle proposte. Abbiamo sul fronte politico, squisitamente politico-istituzionale, avremo Arianna Censi, che è assessore alla mobilità del Comune di Milano, e che parlerà dello stato dell'arte, le politiche della mobilità, ovviamente non solo riguardanti Milano, ma i collegamenti da Milano ai nostri comuni. Poi avremo un architetto, Federico Parolotto, che è un esperto anche lui di questi argomenti, consulente per le pubbliche amministrazioni, eccetera, e quindi potrà dare anche lui il suo contributo. E poi abbiamo anche sul fronte metropolitane l'ingegnere Sandro Capra, che parlerà dei progetti delle linee di estensione delle metropolitane, più quello che è il futuro delle metropolitane nei nostri comuni. L'assessore Lucente, Franco Lucente di Regione Lombardia, che è proprio assessore ai trasporti e mobilità, che ci parlerà un po' dello scenario generale e delle politiche della Regione Lombardia. E poi avremo una parte dedicata anche al welfare e alla mobilità, quindi con Emma Tamà, esperta di welfare aziendale, perché anche qua i trasporti, il welfare, le aziende sono un tema che ha tante connessioni. Perfetto. Ecco, questo un po', ecco, poi avremo Francesco Cacopardi, che è direttore dell'Istituto Luigi Gatti Confartigianato, che illustrerà appunto la ricerca top 200 delle aziende. Ottimo. E prima di salutarci le chiedo eventualmente se volesse ricordare a chiunque volesse partecipare il 9 novembre i contatti di riferimento per iscriversi all'evento e questo. Allora, può contattare la nostra redazione, la nostra segreteria, abbiamo un numero di telefono, posso dare questo, una mail. Allora può chiamare 02-2701-8576 oppure può anche mandare un'email a barbara.boazzi@nordmilano24.it. Perfetto. Aggiungo anche che sul sito di Nord Milano 24 è possibile leggere i contributi dello speciale, qui abbiamo uno speciale giornalistico nel quale pubblichiamo tutte le notizie relative all'argomento e le interviste che stiamo facendo ai sindaci del Nord Milano. Quindi abbiamo già 3 interviste pubblicate, anzi
sì, tre interviste pubblicate ai nostri sindaci che raccontano, che parlano di questo argomento. Io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi, grazie davvero.